narra che Zeus, dopo aver fabbricato l'uomo, decise di metterlo alla prova. Rinchiuse tutti i beni in un vaso gigante, denominato Orcio, e chiamò il suo messaggero. «Caro Hermes, ho una missione per te». «Dimmi», rispose Hermes, «sono a tua completa disposizione». «Prendi quest'orcio», ordinò Zeus, «portalo sulla terra e chiedi ad un uomo di custodirlo». Il messaggero così fece e, giunto sulla terra, andò dal primo uomo che vide e gli disse: «Caro uomo, prendi questo vaso e custodiscilo con cura». «Va bene», rispose l'uomo. «Ti ricordo», concluse Hermes, «che è di Zeus e non puoi assolutamente vedere cosa c'è dentro». «Certo, dio Hermes», replicò l'uomo, «le cose degli altri a me non interessano». Hermes ripartì e l'uomo ripose il vaso nella sua cantina. I giorni passavano però e nessuno si era ancora presentato per riprendersi l'orcio. L'uomo allora, incuriosito, decise di aprirlo, trasgredendo agli ordini di Zeus. Sollevò il coperchio e tutti i beni si dispersero in alto nel cielo. Quando Zeus se ne accorse, esclamò scuotendo la testa: «Come immaginavo! Ora, se l'uomo vorrà del bene, dovrà sperare che io glielo restituisca». Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che l'uomo, spesso, si rivolge a Dio solo quando è in difficoltà. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.